le spiagge libere sono possibilità per noi disabili, che purtroppo non hanno le pedane, non hanno il job, e non possiamo accederci e dobbiamo andare agli stabilimenti a pagamento, purtroppo. Sperando che anche questi siano attrezzati. Sperando che anche loro siano attrezzati, certo. Infatti oggi farò un giro diciamo a Campione, degli stabilimenti a Campione, e vedere di capire quelli più attrezzati e quelli no, purtroppo. Ok, grazie. Prego. Dovrebbe essere una rampa per i disabili, per poter accedere sulla spiaggia. Siamo qui a Piazza Scipione l'Africano, Ostia Ponente, una delle più grosse spiagge pubbliche, la spiaggia libera, dove prima era possibile accedere anche per gli amici disabili sulla spiaggia, in quanto questo muro era aperto e c'era uno scivolo che li accompagnavano fino alla riva. Adesso questa è la situazione, abbiamo a destra e a sinistra due rampe, come potete vedere, rampa di scale. Rampa di scale a destra. All'inizio è stato posizionato anche il bagno per i disabili, come potete vedere questi due blocchi, poiché è impossibile raggiungere la spiaggia e i bagni per gli amici. Come è stato risolto il problema? È stato risolto, tolto, visto che non si possono togliere i disabili, togliamo il bagno, così adesso il bagno per i disabili non c'è. Vai Andrea! Allora, stiamo facendo un reportage, siamo partiti dal pontile stamattina, siamo arrivati qui dove hanno inizio le spiagge pubbliche, e siamo entrati dentro tutti gli stabilimenti che sono fino a questo punto, e abbiamo riscontrato varie problematiche. Nel rispetto delle normative, appunto, il 60% degli stabilimenti, che poi noi abbiamo fotografato, pubblicheremo con dovuto rispetto, il 60% degli stabilimenti è quasi a norma, e con molto dispiacere ho visto che due stabilimenti non hanno la job, non c'hanno proprio la job, è il primo servizio essenziale. La job è la sedia, quella che serve appunto a chi sta sulla sedia a rotelle per arrivare in acqua e per non strusciarsi a terra, insomma, ecco, quindi è un servizio questo fornito dal comune, e che il comune anche fornisce delle sovvenzioni agli stabilimenti per acquistare questa job, però un'ignoranza quasi totale, perché ci sono due stabilimenti in particolare che hanno rispettato al 100% le normative, con decoro poi tra l'altro, e ci hanno permesso di visitare, di girare, ci hanno fatto vedere come si può entrare al mare e ci hanno detto che è una cosa semplicissima da fare, serve solo avere una maggiore attenzione a questo discorso. Allora io dico, domani dovrò andare a pagare la TARES e anche le tasse del comune, chiaramente, no? Perché gli stabilimenti rispetto alle spiagge comunali sono molto più attrezzati? Perché? Perché quando il comune, tutti i fondi possono essere stanziati in primis per abbattere le barriere architettoniche, rendere un decoro maggiore e l'accessibilità al mare per chi non può. Per chi non può, io quest'anno qui a Ostia ancora non mi sono fatto il bagno al mare, perché per entrare in uno stabilimento comunque dovrei pagare un biglietto, capito? Quindi già sono penalizzato, in più c'è da pagare un biglietto, e quindi io, come tutte le persone, voglio andare alla spiaggia libera e farmi un bagno. La spiaggia libera è controllata da un assistente su ogni palo, c'è un assistente di salvataggio. E siamo andati ad esempio alla spiaggia del Faber Beach, voglio fare proprio questo rilevamento in particolare, dove l'assistente bagnante, come si chiamava? Roberto, Luciano.
l'assistente bagnante Luciano ci ha detto giustamente che lui non è disponibile, no, non era disposto a portarci in mare con la sedia job. Primo perché la sedia job non c'era. Hai inventato che stava quindi, nel deposito, ma non sì, era, non c'era. Quindi ecco, quando il nostro municipio ci dice che sono stati stanziati 12.000 euro per l'acquisto delle sedie job sulle spiagge libere e le sedie job non ci sono sulle spiagge libere, allora un cittadino che cosa deve pensare? Fate le vostre dimostranze e deduzioni. Certo. E siamo stati anche trattati non a dovere, perché alla richiesta, ma se noi veniamo con un assistente per farci il bagno, poi in acqua per uscire dall'acqua ci puoi aiutare? Dice no, assolutamente è vietato, ce l'ha vietato la capitaneria di porto, ha detto. Sì. Così, due quindi, testimoni siamo noi, Mauro Bagliocchi, Andrea Fiorini, dalla spiaggia di Ostia Beach, un saluto. Quindi in conclusione, diciamo, le spiagge libere per voi sono impossibili, ancora dobbiamo trovarne una efficiente. Adattata, sì, con sì, spiagge libere sono, cioè, e la passarella, insomma, diciamo, ecco, nulla, abbiamo fatto, non c'è niente, abbiamo il sopralluogo che è stato fatto l'altro anno. Abbiamo trovato una spiaggia che era quasi a norma, che era l'ex Herpy Surf. Adesso andiamo a vedere. Che comunque c'era un assistente bagnante molto bravo e lui si era messo lì in modo da poterci aiutare per poter entrare in acqua. Ci siamo riusciti, però all'epoca non c'era l'acqua nel bagno disabili, ma vabbè, non è un problema. Abbiamo riportato l'ultima cosa, abbiamo riportato tutte quante le informazioni l'altro anno sulla situazione delle spiagge, i bagni disabili e tutto, e però quest'anno è stato fatto lo stesso errore, anzi peggio, perché qui hanno tolto proprio il bagno dei disabili, hanno proprio tolto il bagno di questi chimici. Sì, sì, ecco. Bagni chimici, ma non dimentichiamo che lì, quel fabbricato lì, ci sono tre bagni muratura verdi qui abbandonati. Mentre invece qui sulla nostra sinistra, quest'altro stabile qui c'era, oltre ai bagni, c'era il magazzino e la medicheria, un primo pronto soccorso. Il tutto qui è stato abbandonato, su una spiaggia libera, una spiaggia pubblica libera, come potete, è diventata praticamente una spiaggia... Litorale romano. Dovrebbe essere il litorale romano, è proprio... Un saluto dal litorale romano da Andrea Fiorini e Mauro Bagliocchi. Eccoci, litorale romano. Questo è l'ingresso, questo è l'ingresso dell'ex Happy Surf, che tranquillamente potete raggiungere la spiaggia. Questo è quello che rimane dell'ingresso alla spiaggia pubblica. E appunto il bagno c'è, perché c'è il bagno per i disabili, ma è impossibile arrivarci. Guardi buttati, ragazzi. Sempre la spiaggia libera qui di Ponente, dove c'è anche il servizio con i cani, che adesso andiamo a vedere. E qui diciamo che è l'unico angoletto dove gli amici, i disabili, possono raggiungere il bagno. Consulta municipale, capito? Il bagno, e qui possono essere anche, diciamo, aiutati, sostenuti da questi volontari, tra virgolette, appunto, per poter eventualmente andare a fare anche il bagno. Qui abbiamo uno degli eroi a quattro zampe. Ciao!